La città di Genova è vicina alla comunità ucraina, e lo sta dimostrando e vuole continuare a esserlo. Sappiate che, lo dico a voi, ma lo dico a tutti i consiglieri, lo dico a tutti i giornalisti, la città di Genova odia la guerra, la città di Genova è per la pace. La città di Genova ha vissuto tanti periodi di guerra che hanno portato morte e distruzione e non vuole assolutamente che queste cose si ripetano. E quindi è vicina a quelli che sono oggi nella situazione in cui la città di Genova è stata per tanti anni passati. E non vogliamo che questo si ripeta. Noi sappiamo che la nostra libertà finisce soltanto dove comincia la libertà degli altri. E non tolleriamo e riteniamo che sia assolutamente inaccettabile che qualcuno possa privare la libertà dei singoli individui e dei singoli cittadini. Quindi noi siamo assolutamente vicini, capiamo e comprendiamo. Per questo motivo ci siamo mossi e ne approfitto anche per dare informazione ai giornalisti e a tutti quelli che sono qui. Noi abbiamo istituito un numero per tutte le persone, un email per tutte le persone che vengono dall'Ucraina, che vengono qui a Genova, e informo che ne sono arrivati circa un centinaio fino ad oggi e sono tutti presso famiglie private, ovvero sia presso la comunità ucraina. Ancora non sono state richieste dei casi di accoglienza che noi abbiamo invece predisposto, ne abbiamo circa per 150 persone, quindi ne metteremo di più nei casi in cui fossero necessari. Invece il Comune di Genova ha predisposto, non invece, in aggiunta, il Comune di Genova ha predisposto tre posti dove si può portare quello che Padre Vitali diceva prima, cioè generi di primo conforto, cibo a lunga conservazione, sacchi a pelo, eccetera. Questi sono in Piazzale Kennedy, sono a Vignole e sono a San Pietro in Via Fila. Quindi ci sono queste tre unità dove si può portare roba. E in aggiunta a alcune associazioni di Genova, dalla Caritas a altre, hanno già i loro canali e attraverso questi canali sarà possibile portare le cose di cui dicevo prima. Siamo aperti, siamo disponibili per fare qualunque altra cosa sia necessaria, incluso il fatto che abbiamo cercato di contattare Odessa attraverso il rappresentante qui a Genova, che conoscete bene, il quale mi ha detto che non si riesce a parlare, non si riesce a telefonare, che è molto difficile. Però continueremo a farlo, a provarci fino a quando non riusciremo a mantenere un contatto. Io ho conosciuto il sindaco, ho conosciuto il vice sindaco, sono andato qui a Genova, abbiamo un buon rapporto, quindi garantisco che faremo il possibile per parlare con la città di Odessa. E detto questo, voglio sottolineare ancora che la città di Genova a queste cose crede alla solidarietà. Per secoli è sempre stata aperta a tutti quelli che venivano da noi e da quelli che avevano bisogno. Continueremo a esserlo perché siamo vicini al popolo ucraino e vogliamo dimostrare al mondo che la pace e la libertà sono le cose più care e importanti che abbiamo. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco, allora da questo momento la seduta riprende.